Sembra che siamo già pronti per partire. Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professor Fig. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato... Voilà. Oh, Eliasar! George! Per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... Meglio non parlarne qui, Eliasar. Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea! A meno che al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto, signore. Dopo di te. Non torno al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. Il gufo c'è. Che cazzo è stato? Cazzo ha fatto? Prima della partenza. Giusto? E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. A scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. E nemmeno io. Infatti, siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Sti cazzi. Non potevi avere un mentore migliore. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Il signor Osric è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Sì, l'ho letto. Non tutti concordano sulla pericolosità di Ranrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è stata tua moglie, Atacom, Eliasar, Atacom, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam? Ma come... Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più inviato nient'altro, Eliasar. L'ha portato il suo gufo, ma senza una lettera. Posso solo presumere... Che se ne sia liberata in fretta, per proteggerlo. Probabilmente da Ranrock. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra metallo goblin. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Non lo vedo. Per la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta! Non so... La Madonna! Questi cazzi!
Muoviti, va là. Sti cazzi. E sti cazzi. Va tutto bene? Sei ferito? Solo un poco. Tieni, ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Croce direzionale giù per curare. Cosa è successo? Povero George. Non ci credo che... È stato che magnato. Che pensò a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore... Signore... dove siamo? Intorno con le vette. Non ne ho idea. Ma quella che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Lo farò. Ma restami accanto. Non sappiamo chi ha creato la passaporta. La passaporta. Muoviti con le vette a sinistra. La passaporta. Oh, la Madonna. Ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine. Lei che la passaporta servisse a portarci proprio qui. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un sentiero. Un po' mi rompe il cazzo, Un po' mi rompe il cazzo. Fa attenzione. La passaporta che ci ha portati qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia antica. Magia antica? Sì, una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata dimenticata. Figueroa, Figueroa, Figueroa! Dove vai, Figueroa? Oh. Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Non so come si è entrati in possesso della passaporta, ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, oh. Ecco laggiù il sentiero. Di qua! Perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. Hola, hola, hola. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro. Premi grilletto destro per lanciare un incantesimo base.
madonna. Eccellente. Usa la tua visuale levetta destra per selezionare un bersaglio attivo. Ah. Se preferisci selezionare i bersagli e far muovere il personaggio con la stessa levetta, disattiva l'opzione mira con la visuale nelle impostazioni. Pulsante A. Continua. Quella. È stato un po' più scomodo del previsto. Ah, lassù. Ho capito che ci deve portare qui. Ci siamo, è poco più avanti. Tieniti forte. E dove mi tengo? Ha fatto bene. Bottana. Una cosa del genere qui. Per tenerla segreta, sospetto. La passaporta ci ha portati qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. La minimappa ti mostra l'area circostante. Ti accetto. Questo è il tuo obiettivo attuale. Tieni premuto croce direzionale su per accedere ai dettagli dell'obiettivo della tua missione. Pulsante A. Continua. Professore, qui c'è un intaglio murale. Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante. Professore, questa statua. Forse questa era casa sua. Forse. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Yeah.
Cos'è? Professor Fig? Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta. Il nome di Merlino. Cosa? Sveglia il goblin. La vacca. Dove siamo? Non ci credo. Oh. C'è uno che russa. Scusi. Ma non può essere. Cosa non può essere? Solo un attimo, eh. Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. E dei nani. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. La chiave? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Da questa parte. Stammi accanto. Figo! Dopo di voi! Ah, prego! Grazie, 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 grazie! Grazie, figo, figo! Grazie, figo, figo, grazie! Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle! Quale carrello? L'occasione di vederne diverse strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste camere sono le più recenti. Oh, che figata! Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringo? Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco o molto potente, o entrambe le cose. Prendete un bel respiro. Figo! Conosce già la cascata del ladro? No. Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Quando scenderemo? La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Mettetevi comodi. E che banca? E che banca? Che banca? Figo, figo, cazzo, lo voglio anch'io un lavoro del genere. Camera numero. Oh, stai calmo, eh. Camera 12. Ah, che giornata. Prego, avanti. Andiamo, andiamo, andiamo. Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Come il contenitore della passaporta. No, più scuro. Ho visto uno uguale la sul collare del passaporta. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin.
Hai il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Per forza. Adesso, figo. Figulo. Grazie. Quando è stata l'ultima volta che sono entrati qui? Sono ormai secoli che un goblin fa la guardia a questa scrivania. In tutto questo tempo, nessuno l'ha visitata. E fino a oggi. C'è la chiave giusto alla portetta. Quella, la Madonna. Grazie dell'aiuto. Grazie. Professore, cosa dovremmo cercare, secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12... Una... E poi chiudere la porta. Rigate! Buona fortuna. Grazie. Professore? Questa non me l'aspettavo. Che cazzo, non ti aspetti mai una sega. Fammi riflettere. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concede. Tieni la bacchetta con levetta sinistra. Poi guidala lungo il percorso del simbolo per apprendere l'incantesimo. Premi il comando corrispondente quando ti viene richiesto per accelerare il movimento della bacchetta lungo il percorso. Lancia Revelio con croce direzionale sinistra. Revelio! Lì! Ho visto qualcosa! Avvicinati un po' e riprova. Vabbè, e te? Fai un cazzo, te? Una un cancello. Cancello. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Revelio! Lumos! Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarcela. In che senso dovremo sudarcela? Pensa che questa sia una specie di prova? Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Stammi accanto. Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire. Non dalla Gringotts. Se va male, eh? Vedo qualcosa più avanti. Cos'è? Ancora quel bagliore, ma a terra. Lumos! Che è successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Sì, signore. Sto bene. Hai fatto che cazzo è quello rovesciato? Quella statua. Quale statua? Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Revelio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Sì, il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo. Quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce.
Forse dovresti lanciare l'humus. Tieni salda la bacchetta con levetta sinistra. Poi guidala lungo il percorso del simbolo per apprendere l'incantesimo. Premi il comando corrispondente quando ti viene richiesto per accelerare il movimento della bacchetta. Acceleriamo, acceleriamo. Hai imparato l'incantesimo. Accendi bacchetta. L'humus, che è stato automaticamente inserito nel tuo set incantesimo. L'humus illumina la punta della tua bacchetta, permettendoti di vedere al buio. Ah. Tieni premuto grilletto destro e premi pulsante Y per lanciare o terminare l'humus. L'humus, ben fatto! Ora il riflesso si sta girando verso di me. Segue la luce, quindi. È un bel lavoro? Non lo so se è un bel lavoro. E sti cazzi! No buono, no buono. Cazzo. Croce direzionale sinistra Revelio mette in evidenza nemici. Prego, attacchi nemici in arrivo. Oh, sti cazzi, devo capire, eh. La tua avventura termina qui, riprova. Croce direzionale sinistra Revelio mette in evidenza nemici. Revelio. Oh. Oh, che cazzo! Visualizza i tuoi obiettivi per rivelare la via. Oh. Croce direzionale
sinistra Revelio mette in evidenza nemici. Revelio. Oh. Cavacca! No! La vacca che t'ha fatto! Oh! Obiettivi per rivelare la via da seguire. No, no, porca troia, porca troia. Il bianco indica il tuo bersaglio attivo. Massacra! No! Riprova. Croce direzionale sinistra Revelio mette in evidenza nemici. Oh!
pulsante A. Professore! Professor Fig! Professore! Dov'è finito? Si mette male. Dove dovrei andare? Che succede? Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Lumos. Volevano portarmi. Di nuovo quel bagliore. Ancora. Revelio. Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Lumos. Devo allineare queste statue con il loro riflesso. Forse devo farle stare in piedi tutte insieme. Forse. Lumos. Temo di non avere altra scelta. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Storditi subiscono danni maggiori indicati da numeri dorati. Pulsante A. Rebellion.
suoi obiettivi per rivelare la via da seguire. Porca puttana! La tua avventura riprova. Boss, è difficile. Sinistra Revelio, mettiti premuto pulsante Y durante proteggo per contrattaccare e stordire i nemici con stupefaccio. Stupefaccio. I nemici storditi subiscono danni maggiori indicati da numeri dorati. Pulsante A. Continua. Ciao Luca! Sì, sì, gioco a COD dopo. Volevo provare questo. Lumos. Tu a che ora ti colleghi? Minuti ci sono, ok, arrivo. Puttana! Riprova. Un contorno bianco indica il tuo bersaglio attivo. Marti. Tieni premuto pulsante. Cosa fai? Ribellio. Stupidito. Oh porca puttana! Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Lumos. Premi levetta sinistra per scattare. Harry Potter, sì, tipo Harry Potter. È figo, minchia, guarda che grafica che c'ha. Difficilotto. Ma è figo. Dove cazzo è? Troppo scarso per COD. Chi sei?
Chi sei? Luca. Rebellion. Quando ci sei dimmelo, che stacco e il tuo incubo. Asdru, sei tu? Sei sicuro, Asdru? Struppale! Perché non mi viene fuori il nome? Mi viene fuori solo un numero? Hai cambiato? Che minchia devo fare? Non capisco che minchia devo fare. Non capisco che minchia devo fare. Di là sono arrivato, andiamo qua. Dai, nonno, mi deludi. Michael! Che merda! Michelino è un terrone sicuro! Eccoti qui! Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so, ma ho trovato questa cosa sopra quella... Ho trovato questa cosa, una goccia, no? Che cazzo è? Un lavatoio. È un pensatoio. Per vedere i ricordi. Mi chiedo. Fa come me. È tutto pronto. Hai nascosta bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica. E io... La droga fa male. Per vedere ciò che gli altri non vedono non basterà, Percival. Dove è finito, Michael? C'è ancora? Sul cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì, e se abbiamo ragione, Charles. La strega Charles che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. E quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Ah, sì, signore. Stupefacente. Sì, signora. Posso vedere la magia. Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale. Ma non ha potuto. Non ha potuto cosa? Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. Pare che Luchino sia la chiave per capirne il motivo. Capirai. Sarà tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Signore, lei non è chef, questo qua è chef. È chef. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Raka. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui. Un cazzo ho trovato. Una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Baciami il cazzo. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non...
Direi che non ha scelto con cura. Non ho pazienza per i traditori. Ora, dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. Hai capito, Luca? Giovane. Come tutti i banchieri. Che cazzo è? Dai, dai, dai! È prima di Harry Potter. È prima di Harry Potter. Mi piaceva. Va tutto bene? Sì, signore. Che Pacific Rim. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Perché non conti un cazzo. Ma dove siamo? Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Luca, quando vai on, dimmelo che stacco. È bello quel gioco qua, c'è una grafica della Madonna. Guarda Morfeo, Morfeo! Era solo l'intro. Ma già con i nomi.